Pizzolo, Pezzolo, un finale. Sardegna. Sarda. Sì. Vieni da dove esattamente? Da Scala Montiferro. In provincia di Oristano. Sì. Studi a Cagliari però. Studi a Cagliari, cosa studi? Scienze economiche. Scienze economiche. Sei già laureata in economia e finanza. Sì, in finanza. E appunto stai prendendo la specialistica in scienze economiche con una tesi su cosa? Sulla crisi finanziaria ed economica. Proprio. Piuttosto attuale. Molto attuale. Sei molto impegnata con lo studio, sì. Frequenti un corso di fitness, esatto. Il sogno è quello di visitare l'Australia, l'Australia sposata, sì. Fidanzata, single. Single. Come mai? Non lo so. Come single. Deve essere questo principe azzurro? Ma intelligente, sì. Poi le classiche cose, bello, certo. Simpatico. Cioè, antipatico, no. Vabbè, una cosa da niente, insomma. Da niente, sì. Chi ti accompagna, fare. Claudia? Antonella e Nino. Buonasera ragazzi, ben arrivati. Ciao, Carlo, buonasera. Parlateci di Claudia. Claudia è una ragazza molto dolce e determinata e poi, come potete vedere appunto dal punto di vista fisico, anche molto bella, sia interiormente che esteriormente. E, Claudia è mia figlioccia, io l'ho cresimata, quindi sono la madrina e sono qua che l'accompagno metaforicamente anche, insomma, come madrina e come... Bene, 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 sarà sicuramente, si sentirà più forte con la tua presenza qui, eh? E vediamo che cosa aggiunge Nino. Ciao Carlo, buonasera a tutti. E la cosa che aggiungo io è che so che Claudia è una credulona, crede a tutto e quindi qualsiasi cosa le venga detto, anche una cosa estremamente fantastica, lei ci crede. Ora bisognerà vedere come si comporta con il vero o falso, se gli dovesse capitare queste cose stranissime, magari lei dirà tutto vero, vero, vero. Ogni tanto ragiona perché c'è anche qualcosa che potrebbe essere falso. Bene, Claudia, andiamo con la prima domanda. Tra le contrade che corrono al Palio di Siena c'è anche quella del dinosauro, vero o falso? Falso. Questa non ci ha creduto. No. Alfred Hitchcock aveva una vera e propria fobia per le uova, vero o falso? Vero. Oh, è vero, è vero. Avevo orrore delle uova, vero Cristina? Sì. Andiamo da Claudia. Fra le gare di atletica leggera c'è anche quella dei 60 metri piani, vero o falso? Falso. E invece è vero. Invece è vero, di solito si disputa nelle manifestazioni indoor, cioè quelle al coperto, e non è presente alle Olimpiadi, ma esiste come disciplina. Errore l'altra. Sulla Terra ci sono i terremoti, sulla Luna i lunamoti, vero o falso? Falso. E invece è vero, sono di due tipi, uno è dovuto all'impatto sulla crosta lunare di piccoli meteoriti, mentre invece gli altri sono movimenti interni dovuti alla maggiore attrazione che può appunto avere la Terra con il nostro satellite. Doppio errore per Claudia, suona l'allarme per Claudia, è a rischio eliminazione, punta il dito verso uno degli avversari, vediamo chi. Su Riccardo. Riccardo, il nostro campione. Allora Riccardo, A, B o C? B. Ieri mi ha portato. Veniamo alla domanda corrispondente, per restare in gara Riccardo deve rispondere bene a questa domanda. Nella cittadina indiana di Pushkar si svolge tradizionalmente un importante evento. Quale? La benedizione delle vacche, il circo delle tigri o la fiera dei cammelli? Ma direi la benedizione delle vacche, pensando un po' alle tradizioni indiane. Dunque, arrivano in questo luogo circa 50.000 animali, un po' da tutte le zone dell'India. E ognuno le guarda e decide quale acquistare. È la fiera dei cammelli. È la fiera dei cammelli. Peccato per Riccardo che esce di scena, ma con un sorriso sulle labbra, conscio di aver portato a casa 80.000 euro con la vittoria di ieri. Resta in gara Claudia che prende la sua eredità. Riccardo, puoi rientrare a casa. Grazie mille, consentimi di ringraziare anche i miei colleghi che mi hanno consentito di essere qui. Andiamo da Claudia. Tra le quattro è la più alta. Sofia Loren. Esatto. Inizia lei. Io direi Zif Zif. Zif Zif. Scossa? Va bene. Sentiamo cos'è. Pip pip. Pip pip. Scossa? Ai 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 ai.
è proprio il verso del top in svedese, Claudia, ti giochi l'opportunità di andare al duello finale, te la giochi in prima persona. A, B o C? La C. Giulia evidentemente può sperare solo in un tuo errore. Chi fu il primo papa della storia? San Nicola, San Michele o San Pietro? San Pietro. Ed è la risposta esatta. Tanto proprio all'annuario pontificio, il primo papa della storia. Vantaggio di solito, ma qui è parità tra Franca e Claudia, quindi per estrazione notarile inizia Claudia. Vai. Curiosità. Vediamo quanto vale. 30.000 euro. Ecco la domanda. Come viene definita una famiglia quando un figlio resta a vivere con i genitori anche oltre i 30 anni? Vecchia, lunga, alta o larga? Allora, vecchia non direi, proverei con larga, una famiglia larga. In sociologia viene chiamata una famiglia nella quale i figli, pur avendo raggiunto e magari superato i 30 anni, magari pur essendo economicamente indipendenti, preferiscono stare a casa e vivere con i genitori. La famiglia si chiama famiglia lunga. Famiglia lunga, la famiglia allargata è un'altra cosa. Claudia, cedi i tuoi 30.000 euro a Franca, che li accetta volentieri e che vola a 60.000. Franzetta è già a 90.000, ma Claudia non molla, ancora 4 caselle, abbiamo spettacolo italiano, sport e musica, quale scegli? Io provo musica. Vediamo. Vale 20.000 euro, ecco la domanda. Il nome di Arisa, vincitrice di Sanremo Giovani 2009, è un acronimo, infatti è composto dalle iniziali di chi? Dei suoi fidanzati, dei cani e dei gatti, dei suoi cani e dei suoi gatti, dei suoi familiari o dei suoi cantanti preferiti? Allora, Arisa è una persona particolare, però non lo so. Io non credo ai suoi cani e dei gatti, perché non mi verrebbero due nomi da associare. Io provo con i suoi familiari. Arisa ha vinto quel più recente edizione del Festival di Sanremo tra le giovani proposte, le nuove proposte, con il brano Sincerità, che è stato subito orecchiabile, subito cantato un po' da tutti. Lei è un personaggio molto simpatico e anche arguto, molto intelligente. Io l'ho incontrato una serata a Sirmione, data risposta a alcune domande con grande spirito e intelligenza. In realtà il vero nome è Rosalba Pippa. Ma sono le iniziali A come Antonio, R come Rosalba, I e S come Isabella e Sabrina e A come Assunta. Assunta è la mamma, I Isabella e Sabrina le sorelle, Elre e lei Rosalba e A è il papà Antonio. La risposta è esatta, sono i suoi familiari. Claudia 20.000, Franca 90.000. Franca tocca a te. E quindi a Franca resterà l'ultima domanda di sport. Intanto vediamo questa che riguarda spettacolo, che vale 20.000 euro. Ecco la domanda. Nel telefilm Vita da strega, la protagonista Samantha poteva fare tante magie semplicemente arricciando il naso, battendo gli occhi, incrociando le braccia o schioccando le dita. Arricciando il naso. Come facevo? Non lo so fare. È la risposta esatta, esatta. Arricciava il naso. 140.000 euro si spostano nelle casse di Claudia, che li aggiunge ai suoi 40.000 e vola a 180.000 diventando la nuova campionessa. Franca riceve comunque l'applauso perché hai fatto una bellissima gara. Per te la scatola dell'eredità e il libro